Esiste forse di meglio di sedersi su una Porsche 718 GTS e guidare lungo la costa sud della Sardegna? Da un lato il mare cristallino e dall'altro il verde rigoglioso che riempie l'isola in estate. Difficile dare una risposta alternativa se si è appassionati di belle automobili. Il cuore di questa super sportiva tedesca è il motore boxer turbo a 4 cilindri da 2,5 litri, con una tecnologia di aspirazione di nuova concezione e turbocompressore ottimizzato. Rispetto al modello S, la potenza aumenta di 15 cavalli per raggiungere i 365 cavalli. Mentre rispetto alla precedente generazione GTS con motore aspirato, eroga fino a 35 cavalli in più e ha una coppia fino a 70 Nm più elevata, per un totale di 420. Lunga 438 cm e larga 199, la nuova Porsche 718 GTS è disponibile nelle varianti Coupé e Spider, rispettivamente Cayman e Boxster. Per entrambe è possibile scegliere il cambio manuale a 6 rapporti o quello a doppia frizione Porsche PDK opzionale. L'abitacolo è sportivo e raffinato, realizzato con un ampio uso di alcantara, cui si aggiungono doppie cuciture rosse a contrasto. Il pregiato materiale Made in Italy ricopre il volante, la leva del cambio, il poggiabraccia e anche le alette parasole. A colpo d'occhio, la gamma GTS si riconosce dagli altri modelli 718 per il nuovo scudo paraurti dal design sportivo, mentre i gruppi ottici anteriori e le luci posteriori sono oscurate. Le scritte sono nere come i terminali di scarico centrali. Nell'impostare l'itinerario si scopre quanto il sistema Porsche che gestisce l'infointrattenimento con schermo a sfioramento sia semplice da utilizzare. Ma non è una vettura dall'anima ribelle, con il suo assetto ribassato di 10 mm rispetto alle altre 718, è sempre incollata alla strada e pronta, e trasmette grande sicurezza perché risponde perfettamente ai comandi. Grazie al manettino posto sotto al volante si possono personalizzare l'assetto e l'erogazione di potenza del motore. Le posizioni sono normale, sport, sport plus e individual, con la possibilità in sport plus di eliminare quasi del tutto i controlli elettronici della dinamica. I dati sono da supercar, da 0 a 100 km orari in 4,1 secondi e velocità massima di 290 km orari. I prezzi partono da 79.500 euro per la Cayman e 81.500 per la Boxster. Di serie ovviamente il pacchetto emozioni, soprattutto se si sceglie la variante Spider che a cielo aperto ha permesso di assaporare i profumi del mirto e dell'elicriso.